Per la prima volta ad un camp estivo, un camp per divertirsi, ma non solo. Coach Jeb al Tarta Camp con tanto di maxi poster in giro per la città. Sì, forse in maniera anche esagerata, vista la dimensione della foto che hanno messo sul poster, però al di là di questo, credo che la mia presenza abbia e dia un significato particolare perché questo camp, oltre a garantire divertimento, bel mare, strutture, organizzazione, vuole anche offrire un programma tecnico adeguato alla crescita dei ragazzi che vi parteciperanno. Ci saranno due figure importanti del settore giovanile della viola storica, Pasquali Ragà e Rocco Romeo. Sì, loro sono gli organizzatori, ognuno si è occupato e si occupa di gestire diversi aspetti del camp, però tutto nasce dalla passione e dall'entusiasmo di questi due allenatori che sono cresciuti con la viola. Il sogno dei tifosi reggini è quello di rivedere Coach Gebbia come responsabile tecnico o qualcosa di simile alla viola. È tutto un sogno d'estate, un sogno di questi tempi, o c'è qualcosa di concreto? Io non so nulla di questi sogni, non credo che questo realmente appartenga ai desideri della società, nel senso che comunque, indipendentemente da questo, io credo che sono sempre stato convinto del fatto che ogni storia ha un inizio e una sua conclusione. La mia storia con la viola è terminata diversi anni fa, è stata una bellissima storia. Il mio modo di tenerla ancora viva è proprio quello di restarne fuori. E adesso però, attraverso Reggio Calabria siamo noi, un contatto con la città c'è ed è veramente evidente da quello che vediamo. Vabbè, questo è un altro discorso. È chiaro che dopo 30 anni, di vita vissuta a Reggio Calabria, il legame con la città e con i reggini è sempre più forte, sempre più consolidato. Ritengo sia dovere di ciascun reggino, ciascun cittadino fare qualcosa per la propria città e credo che io insieme ad altri abbiamo soltanto voluto dare l'esempio. Non è un po' strano che un reggino d'adozione sia il promotore di questa iniziativa lodevole? Ma non credo che sia importante chi le promuove le iniziative, l'importante è che le cose si facciano e che vengano condivise, assecondate, incoraggiate, sostenute e che trovino sempre più consensi. Poi chi la promuove credo sia rilevante. Un'emozione è ritrovare Mar Campanaro. Assolutamente sì, vabbè, questo accade ormai da qualche tempo, ogni volta che c'è un contatto diretto o anche non diretto con chiunque dei grandi giocatori o comunque dei giocatori che hanno indossato la maglia della Viola, perché la Viola e Reggio Calabria hanno comunque costituito un legame molto forte per tutti coloro i quali sono stati coinvolti. Il fatto che giocatori che poi ritornano nel loro paese d'origine molto distanti da Reggio, o che oltre a Reggio hanno vissuto altre esperienze in Italia, restino così legati a Reggio e alla Viola, ha un significato molto profondo di quello che è il potenziale di queste città e di quello che ha significato la Viola per tutti questi ragazzi. Progetto Scale di Reggio perfettamente riuscito, complimenti. Progetto Pala Benvenuti ancora under construction, aspettiamo una risposta positiva. Beh, diciamo che il progetto Scala, che è stato sviluppato soltanto nella prima parte, perché adesso ci si sta organizzando per la seconda parte, sta tutto nelle mani dei cittadini che hanno avuto ovviamente il contributo delle Leoni e anche dell'assessorato all'ambiente del Comune di Reggio Calabria. Il problema Pala Benvenuti, il progetto Pala Benvenuti è nella scrivania dell'assessore allo sport di Reggio Calabria. E aspettiamo una risposta, ma l'aspettiamo anche e soprattutto nella misura in cui si volesse portare a compimento questa iniziativa che si affiancherebbe ad un evento che si vorrà organizzare con la presenza di tutti i giocatori di quegli anni e di tutti i personaggi che in qualche modo sono stati intorno alla Viola in quegli anni, il che richiede parecchio tempo di organizzazione, di preparazione, perché non si può certamente improvvisare. Per cui è inevitabile un sollecito nei confronti di chi deve prendere questa decisione affinché in qualche modo il discorso si risolva. I brividi di Marco Campanaro parlavano da soli. Il
in relazione al coach. Benvenuti. Ma assolutamente sì, ma realmente Benvenuti è stato fondamentale per la pallacanestro, per la Viola, per Reggio Calabria, e la testimonianza e l'emozione, la commozione di tutti quelli che hanno giocato con lui a Reggio e ulteriormente rafforza quest'idea. Io quando è successa la scomparsa di Benvenuti, ho scritto fra i suoi meriti anche quello della gestione difficile di un giocatore come Campanaro. Marco lo ha assolutamente confermato. Non è stato facile. Marco però ha reso al meglio, i migliori anni probabilmente li ha fatti a Reggio, e questo l'ha scritto certamente a Benvenuti. Prima Brian Oliver a Bagnara, poi Campanaro, chiaramente incontri privati con Brent Scott, eccetera. E il prossimo? Ma non lo so, ancora qualcuno in giro c'è, qualcuno per fortuna che ancora gioca e gioca anche ad alti livelli, credo che capiterà che ci siano altri giocatori. Ecco, se si riuscisse a realizzare questo evento per l'introduzione al Botteghella Benvenuti, l'idea, come dicevo prima, è quella di far arrivare Kupek, Hughes e tanti altri giocatori, per cui le emozioni continuerebbero. Ci fu una manifestazione analoga, però parliamo del 91 se non sbaglio. La Viola c'era, era anche bella forte. Sì, quello fu un evento organizzato, credo, da Branca e Daliotta, che fecero tornare quei giocatori che in quell'epoca erano ancora in grado di scendere in campo. È chiaro che adesso né Hughes, né Kupek, né Campanaro potrebbero indossare magliette e pantaloncini e giocare, però certamente la loro presenza, il loro ritrovarsi sarebbe molto bello per tutti. Lasciamo i ricordi, parliamo della pallacanestro calabrese. Tanti problemi, mollano Audax e Rosarno dopo tanti anni in serie DNC, nella C nazionale. È un problema nazionale, non soltanto calabrese. Mancano risorse, mancano sponsor, manca appeal probabilmente. Si rischia di diventare, se non il terzo, il quarto sport nazionale, o no? Ma io credo che in questo momento non sia intanto importante una classifica rispetto agli sport. Io credo che sia molto importante evidenziare il fatto che la crisi finanziaria, economica, che ha colpito la realtà sociale del paese e che quindi si riversa sullo sport, anche sullo sport e soprattutto sugli sport minori, fra cui anche la pallacanestro, mette in evidenza sostanzialmente la mancanza di una classe dirigente adeguata. Voglio dire, con le risorse è abbastanza facile ottenere risultati, raggiungere platee importanti. Con risorse ridimensionate ci vogliono i dirigenti con intuizione, capacità manageriali, creatività, che possono sopperire alla mancanza di risorse e raggiungere ugualmente dei buoni risultati. La pallacanestro in questi ultimi anni ha evidenziato come realtà non fra le più forti economicamente, come Cantù per esempio, possono riuscire a competere per l'alto livello. Quello che bisognerebbe fare è appunto recuperare risorse dirigenziali e provare a rilanciare un movimento. Quello che accade in questi momenti, in queste settimane, in questi mesi, in una realtà così forte di tradizione come Reggio Calabria, è che purtroppo a queste lacune dirigenziali si assomma la consapevolezza, o meglio, la non consapevolezza di come non si può continuare a lottare l'uno contro l'altro, a fare la guerra fra i poveri, perché alla fine tutti scompariranno. E ritornando al Tartagamp, gli iscritti hanno un po' di timore, possono stare tranquilli, niente flessioni. No, no, assolutamente. Per fare questo ci pensa eventualmente Rocco Romeo, che è sempre stato uno molto deciso da questo punto di vista. Ripeto, sicuramente ci si divertirà, come è giusto che sia, i ragazzi potranno certamente passare le belle giornate, il posto è meraviglioso e faranno anche lui un poco di serie pallacanestro.